Questa mattina i ragazzi hanno incontrato Paolo Cognetti qui ad Estul. A seguire hanno incontrato degli operai forestali, per cui hanno anche appreso le politiche regionali di monitoraggio e di controllo dei boschi. Hanno incontrato anche Anello, un pastore qui del territorio che ha un allevamento di mucche, e hanno visitato la baita dove si produce il formaggio. Hanno incontrato degli imprenditori locali che hanno avuto una valenza di testimonianza di persone che o qui ci hanno vissuto da sempre o qui per storie varie di vita sono venuti ad abitare con l'obiettivo di ripopolare il territorio, di ridare una nuova forma alternativa anche di vivere la montagna. Il bilancio ad oggi è buono perché molti progetti che io ho visto all'inizio partire ancora in formula magari molto abbozzata stanno sicuramente prendendo forma. Il programma è ancora a 2/3, quindi nell'ultimo mese si raccoglieranno veramente i frutti e si darà modo ai ragazzi di implementare ulteriormente il proprio progetto di impresa.